Buongiorno, siamo sul sito di Bitrader, che è una piattaforma di trading creata dai softwareisti dei Play Options. Quello che fa questa piattaforma è sostanzialmente un po' tutto quello che può servire al trading, al trader per fare trading sia a livello base che a livello molto sofisticato. E quello che può fare è il chart trading, quindi si può fare trading direttamente dal grafico, può fare l'over spread, quindi trading su più asset uno contro l'altro, può fare, e questa è una particolarità, può fare trading sulle opzioni, quindi sostanzialmente permette di avere un grosso aiuto nello studio delle greche, delle opzioni e delle strategie in opzioni che possono anche essere automatizzate, così come possono essere automatizzati i trading system sugli altri asset. Quindi sostanzialmente è una piattaforma molto completa, più che complessa. Naturalmente ci vuole molto tempo per imparare, le cose che fa, perché sono molte le cose che fa. Io adesso in questo breve filmato vi farò vedere quelle che si chiamano in inglese le features più importanti, più le caratteristiche sostanzialmente che la contraddistinguono. Quello che potete vedere se voi arrivate su questo sito, prima di potervi scaricare gratuitamente per il periodo di prova la piattaforma e provarla, io vi consiglio di guardare magari questo qui sul sito, perché è molto esaustivo, e vedere per esempio quelle che in inglese si chiamano features, sono le caratteristiche. Vi dico questo perché in inglese, perché il software ha delle impostazioni intanto di 150 colori, ma quindi va bene per qualsiasi tipo di vista, quindi può essere visto in bianco, può essere visto in nero e tutte gli altri 100 e 48 rimanenti colori, ma può essere anche visto in italiano o in inglese. Quello che vi dicevo, appunto, se noi andiamo sulle features, sono elencate qua, ma non è solo l'elenco delle features. Questo sito è stato fatto in modo che se vogliamo andare oltre, cioè scopriamo di più, e quindi mi dà proprio la possibilità di capire esattamente tutte le cose che fa. Quindi, se vi prendete un po' di tempo, una cosa per volta, ve le guardate e potete capire esattamente qual è il potenziale di questo software. Adesso chiudiamo quindi il sito e andiamo direttamente sul software. Io l'ho già aperto, quindi cosa posso fare? Ho già una schermata sulle scelte che io posso ottenere, quindi è abbastanza semplice. Una cosa che non si vede nelle scelte, ma che è importante, sono le connessioni che io posso avere con i vari broker. Quindi i broker con i quali si connette li scelgo da qui. E vi ricordo che possono essere più di uno, quindi io posso avere delle strategie che ho fatto su diversi broker. Posso avere i dati storici che mi arrivano da un broker e magari eseguirli su un'altra piattaforma. Magari questo posso fare il merge dei dati perché magari c'è un broker che fornisce pochi dati storici e io magari voglio fare l'overspread che quindi richiede molti dati e magari quelli li prelevo da un altro broker e poi invece gli ordini li faccio su un altro. Quindi sostanzialmente permette questa interpolazione tra i vari broker. Allora, per esempio, la prima cosa, la più semplice che possiamo vedere è la watchlist. La watchlist, naturalmente posso avere già la mia lista di simboli che io voglio vedere oppure aggiungere i simboli. All'apertura dei simboli c'è la selezione. Clicco sulla colonna Market, la evidenzio e la trasporto nella parte alta qui e
E quindi avrò tutti i titoli che adesso voi vedete sono evidenziati per ordine, in ordine alfabetico di tutti i mercati, li vedete divisi per i mercati, perché io li ho catalogati per mercati. Quindi andiamo sul nostro mercato e qui, perché così siamo in tempo reale, quindi vediamo che cosa succede in tempo reale, prendiamo un po' di simboli così. A caso, giusto per popolare la watchlist, eccola qua, si sta popolando. Sulla watchlist io posso mettere gli indicatori. Indicatori che ce ne sono tantissimi, divisi per caratteristiche. E naturalmente quelli che non ci sono li posso poi costruire, vi faccio vedere poi come. Per esempio, aggiungiamo un indicatore. Tanto per farvi vedere come si presentano, ecco, io quindi ho un indicatore che mi indica appunto quanto l'asset di riferimento ha fatto percentualmente come strada dalla partenza, quindi da 250 barre, quindi so che per esempio la Ascopiave ha fatto il 3% da 250 barre fa, quanto fa dal massimo, quindi so che è sui massimi, che ha fatto il 15% dal minimo, quanto ci vuole andare al massimo e quanto ci impiega andare al minimo. E questi sono gli studi che ho fatto con questo indicatore. Metto l'indicatore delle bande di Bollinger e faccio lo studio sulle bande di Bollinger. Quello che posso fare poi sono aprire vecchi documenti, quindi vecchie strategie che ho già fatto, studi che ho già fatto, workspace che ho già fatto, ma questi non ve li faccio. Non ve lo faccio io perché non ne ho fatti nessuno. Posso fare quindi un chart, quindi abbiamo fatto una watchlist, adesso apriamo un chart, quindi selezioniamo il titolo che ci interessa, l'asset che ci interessa, per esempio Intesa, e la selezioniamo, selezioniamo il time frame, esempio un minuto, quante barre voglio e faccio ok, ecco che mi si apre il mio grafico di Intesa. Quello che posso fare subito è la personalizzazione del grafico, tasto destro, che usate molto il tasto destro, ho le proprietà del grafico, che va naturalmente per i colori, il tipo di ordine che io posso fare, e gli stili, per esempio, cosa posso vedere, cosa non posso vedere, è molto personalizzabile, eh? Quindi mettiamo magari il bar chart, quindi lo vediamo quindi così, un po' più dimagrito. Perché? Perché tasto destro apro la parte intelligente, la sidebar, quindi mi si apre la parte intelligente del grafico. Io qui ho il book, che sarebbe il DOM, tipo market, di negoziazione, dove ho tutti i miei tipi, le tipologie di ordine, sono buy, vedete, sono limit e diventano stop, oppure market, flat, cancel order, c'è tutto, c'è lo smart move, cioè sulle opzioni, questo è molto importante, se può negoziare lui lo spread, quindi se c'è uno spread importante, lui si sposta come prezzo e va incontro al market maker. Posso fare il backtest, la strategia, quindi le strategie e il backtest delle strategie, degli alert su delle varie, dei vari livelli. Chart trading, come vi dicevo, quindi per esempio compro qui, metto la quantità che voglio fare, ho gli ordini bracket, quindi praticamente tutto quello che si può, si sposta. Quando io prendo lo sposto, ho il mio buy, che qui è un buy STP, vedete, un buy stop, se lo sposto sotto diventa immediatamente, cambia lui, diventa un buy limit. E la stessa cosa attualmente con il sell, poi naturalmente li posso unire, posso fare. Quindi tutto quello che si può fare sul chart trading. Poi posso costruirmi dei trading system, me li costruisco con lo script di Easy Language e posso prendere già magari come prova, o per copiare, o per fare copia e incolla di alcuni pezzi, o per capire come funziona, prendere già qualcosa di già scritto e applicarlo. Come vedete, lo posso applicare al sistema, quindi qua ho il mio sistema, lo
lo posso ottimizzare, quindi non so, ottimizziamo questa lunghezza che partiva da 10, arriva a 100, arriva a 10, quindi posso fare l'ottimizzazione, per esempio, di questo parametro e magari ottimizzare anche il livello, questo livello che può essere 100, non so, metto così dei numeri a caso, naturalmente, 100, ottimizzo. Dico do lo start all'ottimizzazione, vedete? Lei mi dice di iniziare a farla, è già fatto, quindi è velocissimo. Ho i parametri migliorativi, quindi quelli che mi servono, quindi posso esaminare tutte le caratteristiche per cui posso selezionare le lunghezze, cosa mi conviene selezionare, quale delle due mi conviene vedere e poi posso vedere il report in tutta la sua interezza, sia nella parte numerica che nella parte di chart. Quindi posso vedere il chart, posso vedere le curve di efficienza, il run up, il drawdown, quindi vedere sostanzialmente quali sono stati i trend vincenti, quindi posso fare un'analisi completa di tutto quello che è il mio sistema di trading che ho scritto. Una volta che ho fatto questo, posso decidere di valutare se effettivamente, quindi con 30 e 100, quindi modificando i primi due parametri, va bene anche per i dati che devono ancora arrivare. Quindi adesso ho fatto un backtest, quindi sui dati passati, vederlo sui dati futuri. Vado in strategy, rimetto di nuovo il mio trading system, rimetto i parametri che avevo individuato facendo appunto il backtest e faccio magari, do lo start e mi parte il trading system con i dati che arriveranno, quindi da qui nel futuro, però in paper trading, magari dopo un po' di prove che ho fatto, quando ho deciso che il trading system è robusto, quindi analizzerò, eccetera, posso trasferirlo in real market e automaticamente mi manderà gli ordini a mercato reale. Questo è quello che possiamo fare. Qua, quindi possiamo scrivere, mi soffermo un attimo sul linguaggio che appunto è un easy script, molto facile da utilizzare. Perché su ogni parola c'è la sua spiegazione e come può essere utilizzata. O nell'help ho la guida di utilizzo e il dizionario. Se io apro il dizionario, quindi ho tutte le bande, le funzioni, le costanti, i pattern, gli output, ho tutto quello che mi serve e anche matematicamente tutto quello che mi serve viene scritto sotto cosa restituisce la funzione che voglio utilizzare. Qui posso metterlo di fianco, basta che clicco sopra, appare questa croce a metà. Vedete? E io ho da una parte quello che vorrei scrivere e di qua quello che sto scrivendo, a che cosa mi serve. Quindi sostanzialmente ho la mia interazione tra il linguaggio. Naturalmente c'è la guida dove io posso copiare e incollare già dei trading system già fatti o pezzi di indicatore, tutto quello che voglio sostanzialmente che voglio costruirmi. Una parte molto importante chiudiamo naturalmente questo, se no qui abbiamo troppe cose aperte, eccola qua. E una parte molto importante è dedicata naturalmente all'overspread, che no, non vi spiego perché è un po' lungo da farvi vedere, che comunque è trading su de degli asset differenti che sono fra di loro
cointegrati, non correlati, cointegrati. Quindi leggete magari che cos'è l'overspread, perché è una tipologia di trading che vi offre la possibilità di andare a mercato, cioè di fare trading sulla coppia, quando questa ha il 95% di probabilità che si realizzi. Quindi sostanzialmente è un trading che ha delle ottime possibilità. Si può fare direttamente con il sottostante, quindi usare due futures, oppure due azioni, una long e una short, oppure si può fare con le opzioni, che forse è la situazione con le opzioni, quella meno pericolosa, perché voi sapete che le opzioni hanno come vantaggio, quelle comprate, la massima perdita. Quindi io spendo, che ne so, 100 euro e 100 euro, so che mal che vada, io ho una perdita limitata. Quindi per fare l'overspread fatto con un titolo che deve guadagnare e uno che deve perdere, utilizzare le opzioni è anche furbo, perché se io limito la perdita e lascio correre i guadagni, in automatico ho già creato un sistema che mi darà da guadagnare di più di quanto mi darà da perdere. Quindi sostanzialmente potrebbe funzionare. Non ve lo faccio vedere qua perché appunto il filmato vuole essere nell'intorno di 15 minuti, mentre invece mi ci vorrebbe del tempo per spiegarvi l'overspread, ma trovate tanti filmati già fatti e soprattutto trovate già dei manuali già fatti. Quindi digitate digitate su internet overspread cointegrato e vedete che vi viene fuori già tutte le caratteristiche. Una cosa che vi faccio vedere come ultima cosa sono le opzioni. Quindi io posso fare delle strategie in opzioni. Quindi anche qua decido il sottostante sul quale voglio lavorare. Adesso ho cliccato Anima, giusto per... Che cosa nasce? Subito vedo che ho diviso in varie schermate che sono modulari, io posso muoverle naturalmente, modularle in altezza. Vedo che ho appunto delle aree, vedo sotto che ci sono delle scadenze, quindi per chi conosce le opzioni sa che queste sono le scadenze delle chain o le chain. Tasto destro, posso selezionare un sacco di cose su quello che riguardano le chain. Per il momento chiediamo solo al market maker che ci dia i prezzi e costruiamo la nostra strategia. Possiamo costruirla direttamente se la conosciamo, oppure, vedete, tutti questi colori rappresentano tutte cose che si possono fare prima di decidere qual è la nostra strategia, oppure quando abbiamo una strategia di andare a visionare che cosa c'è che sta andando bene, che cosa c'è che sta andando male, qual è il piano B per poterle sistemare. Nel nostro caso, per esempio, vi faccio vedere la comparazione, che è una cosa piuttosto semplice. E se voglio fare appunto una figura molto semplice, per esempio la butterfly, io faccio una butterfly e magari faccio questa butterfly e poi dico, ma è la migliore, ammesso che voglio fare questa, è la migliore butterfly che posso fare, ma non lo so, aspetta che la paragono magari con un'altra e provo a farla, magari una butterfly fatta con le call, fatta così, magari con ad ali spezzate per vedere se mi conviene, vedo che è tutto sotto, quindi insomma, sostanzialmente decido qual è il colore, appunto quello della strategia che mi interessa, quindi posso fare quattro sostanzialmente, e poi le posso mandare al mercato, le posso finalizzare in paper trading se voglio fare quindi delle prove, oppure ho deciso, la finalizzo in real market. Per il momento la finalizziamo in paper trading, quindi abbiamo deciso di fare questa, così tanto per... Poi possiamo valutare in what if e valutare appunto in base al movimento che farà, voi lo vedete qua in alto, noi possiamo muovere il prezzo, muovere in percentuale, muovere la volatilità, muovere il tempo. Quindi sostanzialmente possiamo fare un'analisi di scenario. Quindi facciamo un'analisi di scenario, vuol dire che cosa succede
in un determinato giorno, in un determinato prezzo, ad un determinato evento di volatilità. Quindi mi faccio le mie analisi, preparo già le contromosse e quindi ho sostanzialmente già anche il mio piano B. Posso fare dei grandi studi di volatilità, che sono una cosa che sapete, la volatilità è importantissima sulle opzioni, quindi non è solo il delta, quindi solo la direzione che è importante nelle opzioni, ma è importante anche la volatilità, cioè quanto incasso o quanto spendo. Posso fare delle analisi in Monte Carlo, sostanzialmente è una cosa veramente, quindi so già se e quanto tempo mi può star dentro il mio, sostanzialmente se è vincente, se non è vincente già il trade che sto facendo, la figura che sto facendo, la posso analizzare. Quindi posso vederla magari in 3D perché è abituato a vedere le tre dimensioni, valutare anche le altre greche che ci sono. Insomma, sostanzialmente è un software molto completo, quindi che dà una risposta a qualsiasi domanda. Il software sostanzialmente che il potete poi utilizzarlo anche in questo modo, vedete. Volevo farvi vedere che potete affiancare più finestre, come potete scollegare la finestra. Adesso io la affianco così, ma tasto destro la apro in una nuova finestra. Quindi io ho, come vedete, più finestre e quindi posso utilizzare, è inutile, facendo trading, abbiamo bisogno di tanti dati. E quindi abbiamo bisogno di spazio. Allora, se tutto viene ammucchiato in un'unica finestra, magari in un unico monitor si fa un po' fatica. E quindi con questo sistema potete splittarlo su vari monitor oppure affiancare le finestre una affiancata all'altra, come vedete in questo caso. Sostanzialmente è un grosso aiuto. È una piattaforma fatta da trader. Noi facciamo trading da In proprio questo anno corrisponde il nostro anniversario, il 30° anniversario. Sono 30 anni che facciamo trading e quindi abbiamo creato questo software attorno alle nostre esigenze, cioè alle esigenze di un trader, con molta attenzione a quello che i nostri utenti in questi anni ci hanno suggerito. Quindi è la nostra esperienza più la vostra esperienza. Ed è nato questa piattaforma di trading, che ritengo sia ottima sia per chi voglia iniziare a fare trading, sia per chi il trading lo conosce già e vuole magari migliorarlo e ha bisogno magari di caratteristiche che altri software non possono offrire. Questo è un software anche per professionisti. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a farne il download dal sito di PlayOption e di utilizzarlo in prova per appunto scoprire se questo potrebbe essere un vostro compagno di trading. Grazie e alla prossima.